Grazie Sandro, io vorrei non interrompere la produzione e la produttività, che sennò è un disastro. Vorrei però davvero di cuore darvi un grande, un gigantesco in bocca al lupo. Complimenti intanto a Sandro Veronesi, a tutta la sua squadra, al suo team. Se pensate, è una storia meravigliosa. Partito da zero e ha fatto una cosa insieme al vostro lavoro quotidiano che oggi è praticamente leader mondiale. Abbiamo gli americani davanti, ma adesso li prendiamo. Quindi da Verona con furore ci andiamo a riprendere anche gli americani. E in ogni caso è, credo, un elemento di orgoglio nazionale. Abbiamo tante storie in Italia che sono storie belle, però ci piace raccontare soltanto quelle un po' meno belle. Negli ultimi anni l'Italia ha raccontato soprattutto le cose che non andavano. Intendiamoci, ce ne sono tante che vanno cambiate, che vanno messe a posto, che vanno aggredite con cattiveria. Quando io penso a tutti gli sprechi che ancora ci sono nel nostro paese, quando penso a tutte le cose che buttiamo via come occasioni, io credo che qualunque sia l'idea politica, uno dovrebbe dire, caspita, questa cosa si cambia. Poi vedremo quello che accadrà, le elezioni, ciascuno avrà le proprie idee. Però quando c'è lo spreco di tanta bellezza e di tante possibilità, uno si arrabbia. Invece non raccontiamo mai le cose che vanno, che funzionano. Questa è una realtà che a me lascia senza parole. Io mi ero preparato perfettamente, avevo il golfino falconeri, me l'hanno fatto togliere. Ho anche la mutanda intimissimi, ma ve la risparmio. Credetemi sulla parola, il calzino si può verificare, la mutanda credetemi sulla parola. Ma che cos'è questa? Questa è una storia di un'intuizione che nasce in un luogo, Verona, il Veneto, il Nord-Est, dove la gente è abituata a lavorare seriamente, che tiene insieme l'innovazione e la qualità, che punta ad andare nel mondo. Tante volte hanno detto, ma ci sono le fabbriche anche nel sud-est o in Africa. Meno male. E meno male che ci sono anche aziende italiane che portano la qualità italiana nel mondo e che hanno la testa saldamente qua. Non è che se uno apre un'azienda a migliaia di chilometri sta delocalizzando. Se qui c'è la base, se qui c'è la testa, se qui c'è il cervello, lasciatemelo dire guardandovi, se qui c'è il cuore, è un fatto positivo, non è un fatto negativo. Dobbiamo smettere di guardare alla globalizzazione come un pericolo. È una cosa meravigliosa che consente poi di fare altri investimenti.